È tutto pronto! È tutto pronto! È tutto pronto! No, è tutto pronto! Che cazzo fa? Mamma mia. Ma che coglione! Audio in chat! Che idiota! È bellissimo. Mi dispiace per voi ragazze milanesi, perché tanto queste cose sono sempre al nord, per fortuna ancora. Mo al sud arriveranno, Gennaro. Ma al sud sono esperti, al sud non c'hanno bisogno di questo. Io ne ho visto a Napoli, fischiano, hanno fatto 1400 euro, oh, corsa a Napoli. Allora, corso di oggi, come catturare l'attenzione. Finito, tutti a casa. Pure, oh, come sono i classici a Napoli, fantastici. Andiamo, strombolo. Si fermano i ragazzi. Ah, dice proprio nella cultura. L'ho visto con i miei occhi, è una cosa. Il catcalling invece, è... purtroppo c'è bisogno di tutto un attacco meccanico linguistico. E ma che era? L'ambiente. C'è la finestra aperta. Greta Thunberg. E ora ho messo nel microonde a 800 watt, che è massimo, per un minuto questi, e spero che siano scaldati. Prego. Quanto? Vada. 800 watt. Ma sei matto? Ma esplode tutto, se tu dubbi. Prego. Corra. No. Carli, ma in ogni caso questo è un reato. Venite ad arrestarmi, porca Madonna! Venite ad arrestarmi! Ma è un vilipendio! Vi sputo in bocca! No, ma... Si sente? Audiofilo! Come cazzo si toglie sto cazzo di coso? Infatti dicevo che ad esempio alcune pratiche come il catcalling sono più diffuse magari in città dove la considerazione della donna è minore, perché c'è ancora un retaggio, no? I classici paesini, ok, dove ovviamente la donna ancora è vista un po' come quella che deve stare a casa, zitta e là, l'uomo figo. Gli ultimi baluardi della società. Di una società che funziona. Bailey, did you do this video with an entrepreneurial spirit to reach an Italian audience? Ma che hai detto? Entrepreneurial. Not really. It was like. A Carto. Me ha leggermente incuriosito quest'altro. Ma lei chi è? Scusi. Per il poster alle sue spalle? Ma Harry Potter? Ah. Greve, prigioniero di Azkaban. No, lo strappi! No! Ma lei è un pazzo! Ma lei è un pazzo! No! Che cazzo è? Ospite al Cerbero, subito! Grazie mille, a domani, no, ore 15. Però io non sono d'accordo con la chat. Mo' ok che è stato un grandissimo gioco, ma Raid Shadow Legend non ci sta più qua. Sta un po' modificato, Giorgio. Voleva fare la battuta, l'ha incartato. Ciao. Se ne va così. Modificatissimo. L'ha incartato, si è incazzato e se l'ha andato. Bellissimo. Uno showman. Ora mi sentite? Ora mi sentite? Questa sciarpa riposando, che cazzo si toglie sto cazzo di coso? A me per degli sbrocchi che rimangono ripetuti. Mi sentite? Nuovo finito, Porca soffa, mangi una fascia giornata, no? Obiettivo hai? Tra una fidanzata avere uno o più trombamiche, senza più rivedere le ragazze. Altro. Vai.
Vabbè. I could l'ultima cupata. I could find a girlfriend in America, you're saying. But do you already have a girlfriend? No, no. Not anymore. Oh, there you go. Sorry. No, not as of lately, no. Greve. vizi. That's heavy, I know. Pronto? Pronto? Vedete distrutti. Servono podcast. Vedete distrutti. Ma questo è scritto. Ho già contattato l'innominabile. Sono suo moderatore e VIP. E scoprirò qualsiasi segreto che potrà distruggervi. Come nasce un villain, eh? Sì, sì. Nuovo villain. Rifiutato dal suo idolo, diventa cattivo. A me dispiace perché stiamo in un periodo dove si cerca completamente l'ugulele? L'uguaglianza. Mi son toppato. L'uguaglianza. Si sente doppio. Secondo me lo fa apposta. Come cazzo faccio a toglierlo? E poi continua il loop. Mi sentite? Donatello, no, lo buono. Donatello, sì, come no, che ha pure detto che vuole fare un confronto con Lobuono, esatto. Quindi sicuramente ti avrà scritto per questo motivo! Dai, sì, però... Me le ricordo le cose, Marra, basta con le tue cazzatine. Poi ci vede la verità. In piedi. No! Marchia di sugo e lenzuola presa alla finestra. No. Che grosse. Sono chiusi i piedi. Top piedini, eh. Sono chiusi i piedini. Attenzione qui. Inquietante sembra la scena del film horror, eh? Porco Dio. Non aprite quella.